Questa pratica può esserci utile quando facciamo i conti con un dolore fisico, per incontrarlo per quello che è e riuscire ad acquietarci in sua presenza, riconoscendo come il corpo tenda a irrigidirsi e la mente a lottare contro di esso. Possiamo un po' alla volta lasciare andare questa sofferenza aggiuntiva indotta dalle contrazioni corporee, dalla lotta della mente, e in qualche modo stare col dolore in una maniera diversa, senza consentirgli di inondarci e travolgerci. Assumiamo una posizione dignitosa. Possiamo stare seduti e assumere la posizione seduta, oppure possiamo anche fare questa pratica distesi. Assumiamo la posizione che per noi è possibile ed è più confortevole. Nel caso in cui assumiamo la posizione seduta, il busto è eretto ma non rigido, le spalle rilassate, le mani unite in grembo oppure poggiate sulle gambe, la testa e il collo ben bilanciati sulle spalle, il mento leggermente rivolto verso il petto in maniera tale da allineare la nuca, il collo, la spina dorsale. E quando siamo pronti, chiudiamo gli occhi e portiamo l'attenzione sul respiro, concedendoci qualche momento di ascolto del respiro per ancorarci ad esso, per riposare nella consapevolezza del respiro. Sentiamo l'aria che entra nel corpo ogni volta che inspiriamo e che esce ogni volta che espiriamo. Teniamo l'attenzione in una zona del corpo, tradizionalmente l'addome, il petto, che si alzano e si abbassano, oppure le narici che sono sfiorate dall'aria che entra e esce. E teniamo l'attenzione focalizzata su quella zona, seguendo il flusso del respiro in quella zona. Ogni volta che ci accorgiamo che l'attenzione è stata distolta dal respiro, che qualche pensiero è arrivato e ci ha portato altrove, con molta gentilezza ma anche con fermezza, lasciamo andare i nostri pensieri e riportiamo l'attenzione al respiro, al nuovo respiro di questo momento, così com'è. Inspiro e so che sto inspirando. Espiro e so che sto espirando. Notiamo anche se la natura dei nostri pensieri ha a che fare con il nostro stato fisico. Può darsi che nella mente ci sia una lotta, c'è un dolore nel corpo e la mente sta lottando contro questo dolore. Se così fosse, notiamo che ci è avvenuto. Prendiamo atto del contenuto dei nostri pensieri in questo momento.
e lasciamoli stare, riportando l'attenzione al respiro. Può darsi che il nostro corpo in questo momento senta un impulso a muoversi. Prima di muoverci, proviamo ad osservare come è fatto questo impulso. Esattamente come è fatto questo impulso. Dov'è la zona in cui emerge il fastidio che ci porta a muoverci? Proviamo a osservare come è fatto questo fastidio, come è fatto questo impulso. E con un atteggiamento aperto, accogliamolo con interesse, guardando in realtà come è fatto. E magari possiamo respirare un po' in quella zona del corpo per consentirci di osservare meglio la sensazione che ci porterebbe a muoverci. Oppure nel caso che si tratti di una sensazione diffusa, osservare com'è fatta. E poi se occorre, assestiamoci un po' nella posizione. È un buon momento ora per assestarci un po', metterci un po' più comodi. Appena abbiamo trovato una posizione più confortevole, possiamo anche aiutarci con dei cuscini, delle copertine. È importante che d'ora in avanti la posizione sia confortevole, perché dobbiamo affidarci a questa posizione. Affidare il corpo alla posizione, quindi che sia una posizione stabile, confortevole, dignitosa, che ci consenta uno stato di vigilanza, ma in una dimensione abbastanza comoda. Portiamo l'attenzione sul corpo, sulle sensazioni di contatto del corpo con le superfici su cui siamo seduti oppure appoggiati. Sullo stato generale del corpo, caldo, freddo, stiamo sul morbido, sul duro. L'aria sfiora alcune parti del corpo, gli indumenti altre. Stiamo nel corpo, nelle sue sensazioni di questo momento. E un po' alla volta cominciamo ad aprirci all'idea di avvicinare l'attenzione alla zona del corpo dove c'è la dimensione fisica di sofferenza, di dolore. La zona del corpo dove c'è il dolore. Andiamogli incontro. Notiamo anche se la mente è restia ad accostarsi al dolore. Accettiamo con pazienza la tendenza della mente e del corpo a sottrarsi all'esperienza, compassionevolmente. È un'esperienza dolorosa, è umano non volerla toccare, non volerla sentire. Ma questa chiusura paradossalmente amplifica il dolore. Quindi proprio in un'ottica di cura amorevole di noi stessi, un po' alla volta avviciniamoci alla zona dove il dolore fisico emerge. Proviamo proprio ad andare lì con la nostra attenzione, in quella specifica zona, dov'è esattamente. E tenendo lì la nostra attenzione con un atteggiamento di curiosità gentile e anche con una disponibilità ad accogliere l'esperienza in maniera neutra o in maniera, come dire, vergine, come con l'occhio del principiante. Com'è fatta esattamente la sensazione fisica di dolore che sto percependo in questo momento? A cosa somiglia? Come la potrei descrivere a parole? Ha una forma particolare. Proviamo a osservare come è fatto questo dolore.
A volte può avere una forma circolare, può avere una forma lunga, può essere come un insieme di aghi, punture, oppure somiglia a qualcosa che tira, qualcosa che stringe. Proviamo a descriverlo. Proviamo a descriverlo a parole. Diamogli una descrizione a parole, difficile sicuramente, ma proviamo a dirlo. Come è fatto? Ha un colore? Si manifesta in termini di colore? È scuro, è chiaro? Pulsa, si muove o sta fermo. Proviamo a portare in quella zona il nostro respiro, facendo un po' di spazio, come facciamo quando pratichiamo il body scan. Inspiriamo e proviamo a portare l'aria nella regione del corpo dove è presente il dolore, con questa intenzione di aprirci al sentire. Facciamo spazio, inspiriamo. E portiamo l'aria in quella regione corporea, lì dove c'è il dolore in questo momento. Facciamo spazio e poi espirando lasciamo andare l'aria. E lasciamo che in qualche modo si svuoti anche quella regione del corpo dove c'è il dolore. Può darsi che nel fare questo cambi qualcosa. Che la sensazione si attutisca o diventi addirittura più intensa. Può darsi che questo ci metta anche in allarme. Del resto, qualunque sensazione stiamo provando era già lì. Stiamo soltanto coraggiosamente andando a prendere atto di come è fatta, proprio per poterla trattare. Inspiriamo e riempiamo tutta quella zona, la zona del dolore, quella circostante d'aria, e delicatamente espirando lasciamo che l'aria da quella zona ritorni in tutto il corpo fino a uscire dal naso. E facciamo per qualche volta questo tipo di operazione. Inspiriamo e portiamo l'aria nella regione del corpo dove emerge il dolore. Riempiamolo d'aria come se fosse un palloncino. Osserviamo come cambia o come non cambia l'esperienza e poi, espirando, lasciamo andare. Può darsi che nel fare questo esercizio ci accorgeremo che tutto intorno al dolore magari ci sono delle zone del corpo che si sono irrigidite. Questo è del tutto normale. Il corpo si chiude spontaneamente al sentire quando è doloroso, cerca di proteggersi. Al tempo stesso possiamo anche notare se provando ad allentare la tensione in queste zone che non sono direttamente coinvolte dal dolore, qualcosa cambia nella nostra esperienza. Proviamo a individuare le zone tese. Zone che non hanno a che fare specificamente col dolore, ma sono tese. Per esempio, può darsi che teniamo le mascelle contratte, che stiamo stringendo i denti, o che teniamo altre zone del corpo tese per non sentire, o in qualche modo come reazione spontanea del corpo all'esperienza del dolore, senza criticare noi stessi per questa reazione spontanea, ma anzi con un intento compassionevole di cura. Proviamo ad allentare queste zone che non sono direttamente coinvolte dall'esperienza dolorosa. Proviamo a respirarci dentro. Ed espirando, lasciamo che l'aria esca da quelle zone, ritornando per il corpo fino al naso. E lasciamo andare la tensione in queste zone dove l'abbiamo trovata. E ancora, inspiriamo, portiamo l'aria nelle zone del corpo dove avvertiamo la tensione. Ed espirando lasciamo andare.
Portiamo l'attenzione alla pancia. Proviamo a osservare in questo momento in che condizione è la nostra pancia, se è tesa, se è morbida, se è dura, se è buia. Inspiriamo, proviamo a riempire d'aria la pancia, vediamo come è possibile portare l'aria in quella zona del corpo e se qualcosa cambia nella nostra sensazione generale. Ed espirando lasciamo andare la pancia. Facciamolo ancora una volta. Inspiriamo, riempiamo tutta la pancia d'aria, compresa la zona posteriore, come se ci fosse un grande pallone nella nostra pancia che coinvolge il davanti e il dietro. Tratteniamo un attimo il fiato ed espirando lasciamo che l'aria fuoriesca attraverso il corpo fino a uscire dal naso mentre la pancia si sgonfia. E si ammorbidisce, la lasciamo andare. Possiamo portare l'attenzione sul cuore, sul petto, provare a sentire un po' come sta. Inspiriamo, riempiamo tutto il petto d'aria. Notiamo eventuali zone di tensione qui, in tutta la zona toracica, ed espirando lasciamo andare l'aria. Lasciamo andare anche quest'altra zona del corpo, lasciamo che si svuoti. Molto bene, ora possiamo osservare tutto il corpo. Proviamo ad avere la percezione di tutto il corpo nel suo insieme che respira. Tutto il corpo che come un grande palloncino si riempie d'aria. Tutto dall'interno fino alla pelle, come se fosse un grande involucro pieno d'aria ed espirando lasciamo andare l'aria e sentiamo che tutto il corpo si sgonfia. Ed ora riportiamo l'attenzione alla sensazione dolorosa. Cosa è cambiato e cosa non è cambiato rispetto a prima? Proviamo a sentire esattamente in questo momento qual è la sensazione che c'è senza aspettarci alcun risultato. Non è detto che il dolore passi. Non è detto che cambi qualcosa. Però può darsi che tenendo l'attenzione in questo momento su quella percezione, possiamo accorgerci che il dolore non è sempre uguale, che non è sempre costante, che ha degli alti e bassi, che a volte c'è ed è più forte, a volte non c'è per niente, a volte semplicemente c'è ed è un po' meno intenso. Proviamo a dare il benvenuto a questa sensazione fisica, così com'è. Non perché siamo contenti di stare male, ma semplicemente perché è la realtà. E siamo, diciamo, disponibili a prendere atto di come è fatta la realtà, di riconoscerla, di guardarla. A volte guardando la realtà in faccia, possiamo accorgerci che non necessariamente dobbiamo averne paura. Possiamo prenderci cura di noi stessi. Proprio con questo atteggiamento di accoglienza. Continuando anche a contattare il nostro respiro spontaneo, a sentirlo insieme al dolore. È vero, c'è il dolore nel corpo, ma c'è anche il respiro. Come è fatto il mio respiro spontaneo? Fluisce libero. Sento l'aria che entra, l'aria che esce. E certo c'è una zona del corpo dove il dolore è presente. Noto anche, ancora se ci fosse, qualche contrattura nel resto del corpo e se posso lascio andare. Noto anche il lavoro della mente. Arrivano pensieri ancora sul dolore. Lo odio, non lo voglio sentire. Questa pratica non serve, nulla serve. Lasciamo che la mente dica quello che vuole. Lasciamo che faccia quello che fa abitualmente, chiacchiera tanto. Lasciamola fare e con molta delicatezza riportiamo l'attenzione al respiro.
alternando il respiro come oggetto della nostra attenzione e la sensazione dolorosa. Sento il respiro nel corpo, seguo l'aria che entra, l'aria che esce e porto l'attenzione al mio dolore. Ci sto un po' insieme. Lo accolgo, mi apro. E un po' alla volta posso lasciare che il dolore sia così com'è, senza negarlo, accettando che continui a esserci. E tengo tuttavia l'attenzione sul respiro, sull'aria che entra, sull'aria che esce. Ancora. Ancora. E ogni volta che emerge un pensiero, una lotta della mente contro il dolore, contro la situazione nel suo insieme, l'avversione verso le sensazioni spiacevoli, accorgiamoci che ciò è avvenuto e riportiamo l'attenzione al respiro. Accettando di sentire tutto il corpo che respira, tutto il corpo nel suo insieme. Sentiamolo. Tutto il corpo che si riempie d'aria quando inspiro. Tutto il corpo che si sgonfia quando espiro. Sento tutto il corpo nel suo insieme, compresa la zona dolente, certo. Ma è come se questo dolore si diluisse nelle sensazioni di tutto il corpo nel suo insieme che respira. Inspiro, sento tutto il corpo nel suo insieme che respira. Espiro e sento il corpo che si sgonfia, senza forzare, ma lasciando che il respiro spontaneo lavori. Mi connetta a tutto il corpo, alle zone dolenti, a quelle che stanno bene, tutto il corpo, vivo. Seduto qui a respirare, o disteso qui a respirare, un corpo vivo, abitato dalla mia coscienza, che accetta tutte le esperienze in maniera benevola, interessata, senza fuggire, senza lottare, ma standoci. Inspiro e so che sto inspirando. Espiro e so che sto espirando. Ed ogni volta che il dolore dovesse emergere ed essere particolarmente intenso, porto lì la mia attenzione. Accettando di sentirlo e respirando un po' in tutto intorno, allentando la tensione nelle zone del corpo non coinvolte dal dolore, lasciando che l'energia fluisca più libera, senza essere interrotta dalle contratture che si formano qua e là. E poi riporto l'attenzione a tutto il corpo nel suo insieme. Che respira. E ora che questa pratica si avvia alla sua conclusione, posso ringraziare me stesso, me stessa, per aver dedicato questo tempo di cura amorevole al mio corpo. Per avervi dato attenzione, compassione
e anche riconoscendo le dosi di sofferenza aggiuntiva indotte dalle tensioni corporee o dalla rotta della mente, e riuscendo a liberarlo almeno da quelle. A mano che ne divento consapevole, posso anche scegliere di allentare la rotta mentale, di allentare la tensione del corpo e di restare col dolore nella sua dimensione reale con cui mi trovo a fare i conti oggi.